start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Space Mechanic Simulator, un gioco davvero interessante, sembrerebbe essere anche in italiano. E questo gioco non è sviluppato dai classici autori dei Mechanic Simulator, ma dagli Atomic Jelly, che hanno sviluppato alcuni giochi finora con valutazioni nella media, ma hanno in cantiere dei titoli davvero interessanti, tra cui questo e un simulatore di riparazioni e utilizzo di camion sullo sterrato, quindi saranno degli sviluppatori da tenere d'occhio. È un gioco dove dovremo riparare nello spazio sia circuiti elettrici che meccanici e dovremo anche fare attenzione alle, diciamo, risorse della nostra tuta, in quanto ossigeno, in quanto a thrusters, diciamo a tutti i gas per poterci muovere. Iniziamo la modalità storia, abbiamo il nostro nome che ovviamente è Indie, facciamolo un po' anzianotto. Posizione meccanico junior e lo giochiamo a medio. Sì. Vediamo anche la qualità dell'italiano, vediamo la qualità del gioco in generale. Non so dirvi ancora il prezzo perché non è ancora uscito. In realtà dovrebbe costare su... Adesso quando vedrete il video sicuramente il gioco è già uscito, dovrebbe costare su intorno ai 15 euro. Ecco. Si tratta di un allestimento di base che riguarda l'uso della tuta spaziale e la gestione della missione. Perfetto, proviamo. Praticamente carino. Salonica Alfa, centro formazione. Passiamo all'addestramento di base. Comandi di volo. Tieni premuto A o lo stick laterale per muoverti a sinistra. No, intanto stiamo usando il mouse. Sì. Praticamente tenendo premuto il tasto destro ci muoviamo. Ci muoviamo a sinistra. Ci muoviamo con il destro, ci muoviamo lateralmente. Spazio su e control sinistro giù. Perfetto. Tieni premuto A, S, indietro, shift sinistro per rallentare. Tieni premuto, muovi il mouse per distogliere. Ok. E qua con Q ed E il classico asse di rotazione. La licenza A1 è stata concessa, continuiamo con l'addestramento, si notano alcuni elementi attivi sulla HUD. Cronologia delle conversazioni, questa è la nostra navetta. Ok, apriamo gli obiettivi, aspettate che mi fermo intanto. Questo pannello mostra gli obiettivi, ok, qua a sinistra. Manca suggerimenti utili, utilizzatelo ogni volta che vi serve un consiglio, perfetto. Qua in alto a destra, attuali livelli delle risorse, come vi dicevo. Tieni premuto pulsante laterale a destra, K, pulsante laterale, ok, K. Ah, la luminosità. Ok. Questa torcia, ok, possiamo scegliere la luminosità. Prima confidenza con il posto di lavoro. Va bene, andiamo. Acquisisci il carburante della tuta spaziale, usa stazione di servizio degli astronauti. Perfetto. Ah, figo, questo è... non si usa più, ma questo è lo Space Shuttle. Ossigeno, energia e carburante della tuta spaziale. Ok, andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Vedete che qua abbiamo la postazione di carburante. Andiamo a vedere, avanziamo piano piano e vediamo qua dovremmo riempire il carburante. Ok, si è riempito. Tenendo premuto vedete che si accende la spia verde e siamo pieni. Perfetto. E questo invece leva. Vediamo. Dovrebbe aprire il cargo questo. Ok, l'abbiamo tirata e ci sta chiudendo dentro. A destra in caso di necessità. Ok, aspettate che... Scollega il cargo bay door dalla navetta. Ho toccato dentro. No, dobbiamo scollegare qualcosa. Ok, figo questo. Molto bello. C'è la... una leva qua. Vediamo. Perfetto. Ah, l'abbiamo proprio sganciata. Mi sta trascinando via. Ok.
Vale la pena ricordare le leve esterne, sì, ok, ci sta insegnando tutto sul nostro posto di lavoro di come gestire lo shuttle. Suggerimento visivo. Allora, questo qua per... iniziamo con la gestione delle missioni. Andate nella schermata hub e cliccateci sopra con mouse sinistro. E quindi, qua. Vediamo. Stoppati. Ok. Personale. Abbiamo astronauta, meccanica basilare. Ah, ok, abbiamo tutti gli attestati che dobbiamo prendere nel tutorial. Quindi la 1, lavorare nello spazio. 2, reintegrare le risorse. 3, lavorare con oggetti pesanti. Poi abbiamo la meccanica basilare, quindi divisa in M1, M2, M3. Aprire pannelli e lavorare con parti meccaniche, tubi, valvole, batterie. Non si possono riparare, ma si possono sostituire. L'M2 riparare i pezzi e aggiustare le valvole, ed M3 utilizzare il palmare collegandoti a controllori logici programmabili IPLC. La diagnostica è divisa in 4 punti: scansione codice QR, utilizzare una termocamera, il multimetro. Bello, ma sembra bello ampio. E l'elettronica, qualificati scollegare e ricollegare i fili. La E2 smontare, riparare e sostituire completamente i dispositivi elettrici, e la E3 modificare il software. L'inventario invece sono i miei oggetti e quindi quello che possiedo. Commercia oggetti, commercia risorse in euro. Così strano, stampare oggetti. Vabbè. Missioni, qui è possibile accettare nuovi incarichi. Finalizzare la missione, sì, ok, missione completata, andiamo avanti. Poi siete liberi di scegliere un'altra missione, ok. Allora, praticamente abbiamo l'inventario, possiamo commerciare oggetti, ma non ne abbiamo. Commerciare risorse, plastica, e stampare oggetti che non abbiamo, probabilmente con la plastica. Possiamo prendere altre missioni. Ovviamente in questo gioco non vedremo tutto, cioè insomma stiamo guardando le basi, però vedete che qui abbiamo la licenza A3 e poi andremo a prendere le altre. È totalmente diverso dai car meccaniche, tutti, lo sviluppatore è diverso e sembra interessante e anche, io dico rilassante, ma penso che andando avanti diventerà un po' più complicato. Troverete tutto ciò che vi serve sotto il pannello TG1. Andiamo lì a vedere dove sarà il pannello TG1. A 93 metri, ok, andiamo là. Scusate, ma devo fermarmi e devo cercare di capire. No, questo si scende, questo si sale. Aia. Andiamo al pannello. Questo è un movimento abbastanza azzardato, credo, per muoversi. Vabbè. L'espediente che possiamo vedere solo dal casco, ovviamente avendola tutta spaziale, non abbiamo neanche modo di... fermati! Di vedere il nostro corpo. TG1. Se ti trovi in una distanza moderata, puoi visualizzare il nome puntandoci sopra. Non puoi muoverti mentre interagisci con un oggetto. Rotolina il mouse. Ah, per osservarlo più da vicino. Ok, sì, infatti, grilletti sinistra. Che fastidio! Sta cosa del... Allora, il pannello è questo. Dobbiamo sganciare. Apriamo il pannello mouse centrale. Ah, ok. Adesso, se la finisce di uscire questo promemoria, che mi dà un fastidio bestia, per il pad, cacciavite, ok. Sì, poi non è un movimento proprio così, così semplice e agevole nello spazio con una tuta del genere, ma va bene, lo semplifichiamo. Non lo fa perché non siamo esattamente lì, credo, non siamo abbastanza vicini. Questa è una cosa carina. Fermati. In avanti. È bellino perché dobbiamo proprio calibrare i movimenti e possiamo farlo solo se siamo vicini, solo se, quindi bisogna proprio stare calmi, stare molto calmi. Abbiamo tolto il pannello, perfetto. Ora abbiamo una valvola. Come sappiamo, come abbiamo detto prima, non possiamo smontarla, non possiamo ripararla, scusate. È necessario chiudere una valvola prima di staccare un tubo. Questo set di allenamento non c'è alcun flusso nei tubi, quindi non c'è rischio di perdite. Le valvole vengono chiuse solo come parte dell'esercizio. Chiudere ora le valvole TSV1, TSV2, TSV3, quindi test. Ah, devo ruotare, bene.
Ora, vedete, mi sposto pian piano, calibrando bene i movimenti, e chiudo. Ok, ho chiuso tutto. Chiave inglese. Cosa devo fare? Devo smontare questo. Stop. Questi. Ah, faccio il movimento così a carichetto. Ok. Scusate, ma devo spostarmi con lo spazio. Nello spazio. Ok. Ah, zoom. Premo. Giù, su, giù, su, giù, su. Ok, svito tutto. Perfetto, mi sposto lateralmente. Ok, giù. Freno. Perfetto. Tolto questo, tolto quello. Stacchiamo questo. Sì. Bene, ora rimettiamo tutte le parti all'interno. Le troverai nel pannello di inventario rapido nella parte bassa dello schermo, cliccando sulla barra del titolo. Ok, tieni premuto rilasciare gli oggetti nel posto corretto. Ok, quindi devo rimontarlo, quindi io premo questo. Ok, lo metto lì, lo trascino sopra. Bene, e poi trascino questo lì. Sì, ne diventa verde. E trascino questo qui. Ok, prendo la chiave inglese e avvito il bullone. Ok. Vediamo se riesco a farlo senza muovermi, muovere la testa. Sì, sono abbastanza vicino. Bene. Poiché i meccanici spesso dimenticano di aprire le valvole, questa operazione è diventata di recente una parte obbligatoria di questo esercizio. Aprite ora tutte le valvole. Ok. Vola via, non mi interessa. Vorrei senza strumento. Giro in senso antiorario le valvole e poi rimonterò il pannello. Stop. Perfetto. Ok. Apriamo la cassetta elettrica. Prima necessario staccare le viti. Dov'è la cassetta elettrica? Questa qua. Ok. Allora. Perché poi si andranno a saldare i circuiti. Ci sarà circuito, credo, a corrente alternata o meno. Devo fare un po' pace col cervello adesso per riuscire a calibrare tutti i comandi. Solo personale qualificato. Carino che è tradotta anche la grafica così. Prendo il cacciavite. Svito le viti. Poi graficamente probabilmente meno bello rispetto a un car mechanic, ma non vuol dire niente. Togliamola. Perfetto. Possiamo zoomare. Vediamo cosa dobbiamo fare. Qui presente un singolo controllore PLC, non ha alcun programma caricato, quindi non svolge alcuna funzione, ma alimentato. Staccare ora la batteria TBT1 accanto a... Ok. Quindi... Voglio togliere la batteria. Come faccio a togliere la batteria? Oh, le viti. Queste sono viti bulloni con la chiave inglese. Mamma mia, quanti bulloni ci sono. Fortunatamente, fermati. Togliamo l'alimentazione. Quello che non so dirvi, e che poi si scoprirà, spero, e sarà se ci sarà magari la possibilità di fallire, di morire. Sarebbe figo. Se non fosse un classico gioco telefonato come i car mechanic, dove non è che si può sbagliare. Ok, tolta la batteria, guardare di nuovo il controllore PLC, ma non è alimentato, a rimettere la batteria al suo posto. Scusa, scatola elettrica, cioè devo rimetterla a posto, qui non mi fa fare niente. Vabbè, niente, rimettiamolo a posto e richiudiamo la batteria, avvitiamo tutti i bulloni. Vediamo se riesco a farlo. Ok, ormai ci si prende la mano. Me lo sta facendo fare ovviamente per darmi la certificazione per poi fare lavori più complicati. Ok. Alcuni controllori hanno un firmware vecchio e non si accendono automaticamente dopo il ripristino. Devono essere resettati manualmente. Premere l'interruttore di reset sul controllore del PLC. Allora, questa è la batteria, il PLC, il pulsante di reset. Quale cavolo è? Questo rosso. Fermati. Questo. Tasto reset.
Ok, bellino, le luci mi fanno sempre impazzire quando devo resettare cose. Ok, a volte durante la riparazione è necessario di nuovo scollegare l'alimentazione alla responsabilità dell'utente e ripristinare lo stato di funzionamento dell'intero oggetto, quindi potrebbe essere necessario resettare alcuni controllori, chiudere la scatola elettrica, il gioco è fatto, coperchio della scatola elettrica, lo rimettiamo, qua mi dice che mi serve il cacciavite, riattiviamo il cacciavite, che probabilmente... Stop, vai giù. Ok. Sì, questo, le viti sono una stupidata. E giù, avvita. Perfect. Non dimentichiamo di montare il pannello e fissarlo con le viti. Certo, messo. Lo avvitiamo con vite. Una, due. Vediamo se... controlli con lo spazio. 3. Ci sta questo gioco per una live chill. Stop. Ok. Ok. Esci, vola via. Ah, ok, così vola via. M1 è stata concessa. Congratulazioni. Sentitevi liberi di fare pratiche e di sperimentare quando sarete pronti. Ok. Prossimo. Andiamo al lab personale. Torniamo a casa. Allo shuttle. Ma la terra dov'è? No, giusto per... Eccola lì. Carino. A parte la musica che magari è fatta per rilassare, ma anche sentire anche solo il vuoto, il rumore interno della tuta, le varie ventole... sarebbe carino. Vabbè, comunque le premesse sono senz'altro carine. Adesso è vuoto e si torna al hub personale, quindi andiamo a vedere che cosa ci sarebbe adesso da prendere. Anzi, possiamo andare anche, vedete, a ricaricare l'ossigeno. Topati, vedete che ricarico l'ossigeno 100%. Andiamo avanti. Hub personale, abbiamo tutte le licenze per l'astronauta, sì, e la M1 per la meccanica. Ora, missioni, vedete che per la M1 abbiamo manutenzione livello 2, perché poi andando avanti dovrebbero sbloccarsi missioni anche su Marte, ad esempio, quindi... Questa non so che cosa sia. Va bene. Ragazzi, questi sono il mio account, diciamo, con 20.000 euro. Non si può ancora acquistare niente. No, posso comprare plastica. Le tue risorse. Carburante. No, e sarà da capire questo. Va bene, ragazzi, questo era Space Mechanic Simulator. Fatemi sapere che cosa ne pensate. 15,14€, offerta lancio, lo avevano messo a 12€ qualcosa. Fatemi sapere se vi ha ispirato. Io vi dico solo questo. È macchinoso come tutti i giochi, soprattutto col movimento di questo tipo nello spazio su tutti gli assi. Macchinoso come tutti gli Space e come tutti i Mechanic Simulator. Però mi sembra molto più vario e molto meno scontato di altri giochi. Perché secondo me qua potete anche sbagliare, non riattivare, non togliere un'alimentazione che vi fulmina. Però ecco, se qualcuno di voi ne sa di più, lo ha giocato tante ore e gli va di farmi sapere qua sotto nei commenti come si è trovato, ben venga, lo leggerò sicuramente. Fatemi sapere sotto nei commenti e niente, se vi va di vedere giochi nuovi ogni settimana e non siete iscritti, iscrivetevi. Alla prossima e ciao ciao!